Udo Podcast, il podcast di Udo Firenze. Allora, buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi siamo qua con una nuova ospite che è Erika Ena, che è una docente che viene da Iglesias, e poi insomma le varie presentazioni su chi è Erika, per quanto molti di noi già la conoscono perché abbiamo esplorato molto volentieri il suo blog, quindi diciamo per una buona parte già la conosciamo, però poi lasciamo la presentazione vera e propria a lei. Prima alcune note tecniche. In particolare è entrato a far parte, diciamo, del gruppo dell'organizzazione anche Giacomo Serangeli, che è un tutor della nostra università che è stato affiancato, sapete, è un progetto in itinere, insomma, è un work in progress proprio perché è stato costruito così e piano piano. Grazie. Bene, e piano piano ci sono insomma grandi novità. Allora, vi ringraziamo per insomma il Padlet che avete creato, perché sono state tantissime le riflessioni e le domande che sono state fatte, e in particolare ho scritto prima un messaggio sul forum, però insomma ci tengo a dirvelo che alcune di voi, alcuni, ora non mi ricordo se c'erano soltanto donne o anche uomini, comunque hanno cercato insomma di spronarci per capire come strutturare tutte quelle domande e quelle riflessioni, e questa cosa è stata molto utile sia per suddividere poi in due padlet, semmai poi le mettiamo anche sulla nostra pagina, di cui avete tutti i link, per suddividere intanto tra domande e riflessioni che sono in continuo aggiornamento, in quanto sul Padlet c'è veramente una serie di interventi che per spostarli insomma è abbastanza difficoltoso. In più è servito molto anche alla struttura, per strutturare l'incontro di oggi, che appunto abbiamo fatto ieri con Enrica. E cosa? Diciamo anche in che orari, perché insomma sì, ci vorrebbe giustizia. Di notte fonda, vabbè, lasciamo stare, ormai abbiamo il giorno con la notte. E niente, io non, sinceramente non ho altro da dire, anzi, visto che abbiamo iniziato anche un po' più tardi a causa dei problemi tecnici, direi subito di dare la parola a Erika, però prima non so se Francesca vuole dire qualcos'altro e eventualmente anche il professor Formiconi o il tutor. Io sì, benvenuta Enrica, le lascio la parola. Grazie. Quindi vado? Grazie. Intanto ciao a tutti, grazie di questo bellissimo invito che è insomma proprio molto molto gradito, perché sono convinta che sia proprio questo momento bellissimo per fermarsi sul tirocinio, credo che sia un'opportunità senza precedenti. Senza precedenti non soltanto per la questione, per quello che stiamo vivendo in questo momento, ma proprio perché aiuta a vedere come la scuola si ripensa, quindi in questo scenario, ma chi lo sa nella vita, in quante altre occasioni saremo invitati a ripensarci. Quindi vedere come una scuola reagisce io credo che sia fondamentale. Tant'è che io stessa, nonostante non sia stato possibile formalizzarlo, continuo a lavorare con delle studentesse che incontro settimanalmente e che partecipano anche alla vita della classe virtuale. E quindi niente, inizio a dirvi due cose. L'incontro l'abbiamo organizzato in questo modo. Intanto, come sapete, io interverrò per due volte, quindi oggi e anche la prossima volta. Quindi oggi il fuoco sarà più su come la scuola si è spostata a casa, come siamo arrivati a fare questa scuola diffusa, nel senso che siamo un pochino dentro le abitazioni di tutti, un pochino, ci siamo anche un po' tanto. E quindi come la scuola si è spostata e che cosa ci siamo portati appresso, cosa non potevamo proprio non portare con noi. Mentre la prossima volta il fuoco sarà di più sugli aspetti metodologici didattici, cioè proprio scendiamo un po', ci caleremo dentro la didattica. Io pratico una didattica che chiamo a bassa direttività, vediamo come sia possibile portarla dentro la scuola, dentro una scuola virtuale, diciamo, dentro una classe virtuale. Bene, due cose di me, ve le dico molto velocemente. Già nel mio blog trovate una pagina che dice qualcosa di me, che avevo messo anche nel programma di oggi. È molto informale, ma come sono io, poi c'è anche una parte più strutturata.
A me piace dire semplicemente che intanto sono innamorata del mio mestiere, e questo credo che sia una cosa veramente molto bella e molto importante, perché lo faccio veramente con tanta passione, quasi dimenticandomi che lavoro, tant'è che lavoro una quantità di ore veramente incredibile, quindi questa cosa è importante. Quando mi chiedono quale sia per me l'idea di scuola, io dico sempre che prima di tutto è un luogo dove si deve stare bene, e questo ci tengo molto a dirlo, lo voglio dire oggi, perché tutto quello che io dirò sulla mia idea di scuola e sulla scuola che facevamo prima è chiaramente fondamentale nella scuola che stiamo cercando di fare oggi. E oggi quindi è importante, è fondamentale il clima educativo, ed è fondamentale chiedersi tutti i giorni perché siamo qui, che cosa stiamo costruendo, qual è il nostro ruolo, no? Come scuola, come insegnanti. Per me è fondamentale farsi tutti i giorni queste domande, e davanti a ogni cosa chiedersi sempre a che cosa serve quello che sto facendo. E al centro di tutto per me c'è sempre la comunità, e fare in modo che la scuola sia quello spazio in cui sperimentare, no? Le prime regole del vivere sociale, i diritti, i doveri, la co-costruzione delle regole, no? La scuola proprio come palestra di democrazia, dove anche assumere degli incarichi sin da piccoli, vedrete poi se avremo modo, entreremo meglio anche in questi aspetti. Dal punto di vista della didattica, è una didattica a bassa direttività, che significa che è centrale l'azione del bambino. E nel momento in cui il suo smontare e rimontare i significati al centro, per me è fondamentale che l'insegnante si sposti e gli lasci completamente la palla, no? Gli lasci il gioco. E quindi consenta la scoperta, e quindi abbia appunto l'insegnante la capacità di liberare, di lasciare che ci sia un incontro sereno con l'errore, perché poi diventa molto importante il momento metacognitivo, quello in cui si riflette insieme sui processi e poi si arricchisce e si va anche a fondo sugli apprendimenti. Che dire, sono un insegnante da 29 anni, la mia scuola è nel Sulcis Iglesiente, quindi sud-ovest della Sardegna, e 29 anni ai quali però si aggiungono degli anni importanti, che sono quelli in cui io ho avuto un lavoro in un'azienda, io ho iniziato a lavorare, dico anche queste cose perché saranno fondamentali, lo vedrete. Io ho iniziato a lavorare a 18 anni, quindi prestissimo, capite, avevo 18 anni appena compiuti, in un'azienda, e ho incontrato lì subito anche le tecnologie. La mia vita professionale è molto incrociata con lo sviluppo delle tecnologie, e poi nella scuola anche con lo sviluppo, con l'ingresso delle tecnologie nella scuola. Questa esperienza aziendale per me è stata fondamentale, credo che a tutti farebbe bene fare un altro lavoro, non solo l'insegnante. Importante, per me è stato fondamentale per esempio per imparare ad avere uno sguardo un po' più lungo, quindi la progettualità, e molto l'organizzazione, che in questo momento per esempio si è tradotto in una risorsa fondamentale. Io sono una grande organizzatrice. E come insegnante lavoro da 29 anni, chiudo su questo aspetto, velocemente per dire che ho vinto il concorso, mi sono spostata a scuola, mi sono anche riscritta all'università, e niente, studio sempre, ma quello che posso dire di me soprattutto è che sono una grande sperimentatrice, ho un'alta riflessività professionale, rifletto di continuo, documento moltissimo, ma documento come bisogno proprio, no? Quel bisogno quando vedi qualcosa che senti proprio il bisogno di posarla e che ti aiuta a guardarla, ed è un aspetto che per me è stato molto fondamentale. Poi sicuramente quello che dicevo prima, sono una grande organizzatrice. È un vantaggio quando credi in una didattica a bassa direttività, perché l'aspetto organizzativo diventa fondamentale quando vuoi liberare. Non puoi dare spazio vero se non organizzi bene i contesti. Quindi insomma, questo è. Detto questo, rallento perché io parlo un po' troppo veloce. Che dite? Troppo?
datemi un feedback, le francesche, no? Allora intanto non ho ringraziato te, che siete splendide, due parole le dico e poi entro nel discorso proprio. Grazie davvero, è stato un piacere conoscervi e vedere che delle studentesse sono così interessate, così motivate e hanno queste competenze organizzative anche loro, è fondamentale. Vado sulla storia che voglio raccontarvi, cioè com'è che la nostra scuola si è spostata a casa. La nostra scuola si è spostata a casa velocissimamente intanto. Noi eravamo a scuola fino al 4 di marzo, era mercoledì, siamo usciti da scuola e io neanche sapevo che le scuole sarebbero state chiuse. Certamente conoscevamo lo scenario e sapevamo che poteva succedere, sarebbe potuto succedere, però non ci aspettavamo sinceramente una cosa così e poi nel nostro territorio dove comunque i contagi erano praticamente ancora a zero. E ancora sono veramente meno male, insomma, abbiamo una situazione molto positiva da questo punto di vista. Allora, la cosa che è stata fondamentale intanto sono state le sollecitazioni anche delle famiglie, perché chiaramente avendo sentito anche quello che accadeva nel resto d'Italia e come la scuola si era organizzata, la prima cosa che mi hanno chiesto è: la scuola è chiusa, ma noi chiaramente riapriamo, vero? Quindi non hanno neanche messo in discussione per un attimo il fatto che noi ci saremmo riorganizzati. Evidentemente li conoscono anche, no? E sanno anche che gli strumenti che ci avrebbero potuto aiutare facevano già parte della nostra esperienza didattica, della nostra vita di scuola, non solo esperienza didattica. E perciò devo dire che per quanto abbia vissuto un attimo di, ho sentito anche io paura, preoccupazione, guardate che la paura e la preoccupazione le viviamo tutti, anche chi ha tra virgolette le competenze, quando mai possiamo essere sereni davvero quando affrontiamo situazioni nuove? Però questo non significa che ci debba bloccare, una cosa molto importante degli insegnanti, non bloccarsi davanti alla paura. È quello che consente poi anche di spingersi verso strade nuove, verso l'innovazione. E quindi nonostante questa perturbazione così mi abbia messo un po' sotto sopra, ho capito che non potevo che rispondere attingendo da quelle che erano le mie esperienze professionali più forti e anche le mie conoscenze, tutte le conoscenze che in qualche modo anche in merito, sto parlando adesso proprio anche degli strumenti che avevo fatto mie, cioè mi ero appropriata comunque di tutta una serie di strumenti nel tempo ai quali avrei potuto attingere. E contemporaneamente però quindi ho fatto una sorta di ricognizione con me stessa per rispondere, ma contemporaneamente l'ho fatta anche con le famiglie in modo più strutturato, no? Non mi sono fermata alle sollecitazioni, alle richieste, ma ho messo subito su un form per leggere quelli che erano, intanto quale era la loro disponibilità davvero, tenendo conto davvero della voce di tutti. E poi anche avevo bisogno di conoscere quali fossero le dotazioni anche tecnologiche sulle quali potevo contare. Comunque la ricognizione è stata positiva, perché non significa che tutti avessero gli strumenti, no? Però, però potevo contare su una disponibilità totale, quindi tutti hanno espresso disponibilità e immediatamente. E poi dal punto di vista degli strumenti, per quanto io fossi contraria, devo dire la verità, all'utilizzo di per esempio lo smartphone con bambini così piccoli, tant'è che mi ero fermata dall'avviare l'utilizzo per esempio di un ambiente già in seconda, io non ve l'ho detto, insegno in una seconda della scuola primaria, per quanto non me la sentissi, tant'è che con l'altro ciclo invece, dato che le dotazioni erano altre, avevo iniziato in prima elementare al secondo quadrimestre, in realtà con questa situazione ho pensato che anche un solo smartphone potesse essere sufficiente, che aspettava a me trovare le strade per utilizzare anche soltanto questo. Quindi ho visto che potevamo partire, ecco, tutto questo per dire che nel fine settimana dopo chiusa la scuola, quindi dopo il mercoledì, nel giro di qualche giorno, avevamo in piedi una classe virtuale che aspettava al suo interno i bambini con un'organizzazione già chiara, che io ho voluto anche formalizzare proprio attraverso uno studio strumento proprio organizzativo visivo che consentisse proprio a tutti
locale, quali dovevano essere i punti fermi anche in merito alla collaborazione che dovevamo assicurare. E quindi niente, lunedì mattina siamo partiti con una classe virtuale. Ma perché ho fatto questa scelta? Questo è molto importante. Perché io ho pensato subito a una classe virtuale, non ho pensato ad altre soluzioni? Questo è fondamentale, guardate, è fondamentale e anche io ne sto diventando sempre più consapevole, perché molte volte facciamo delle scelte anche in modo inizialmente quasi istintivo, però poi ci rendiamo conto che non erano così, no? Di fatto rispondevano a delle riflessioni forti che erano già state fatte, no? Che erano già dentro di noi. Io volevo mantenere la comunità, ho messo al primo posto la comunità, significa che non mi interessava assicurare i compiti per casa, non mi interessava far proseguire il programma cosiddetto che sappiamo tutti che non esiste, mi interessava e non mi interessava mantenere la relazione uno a uno che potevo fare, avrei potuto assicurare anche con WhatsApp, no, io volevo far sopravvivere la vita di comunità. Che significava, perché la classe comunità, come vi ho detto, per noi era al centro, quindi non potevo abbandonare questa cosa. E significava questo assicurare le relazioni anche dei bambini tra loro. Quindi una prosecuzione, un prosieguo della vita di classe. E quindi la classe virtuale ha significato questo, assicurare uno spazio, un luogo alto nel quale potersi incontrare, un luogo alto nel quale ritrovarsi, un luogo alto nel quale lavorare insieme, un luogo alto nel quale chiacchierare anche, no? Condividere i loro momenti informali. Quindi non ho pensato solo a uno spazio formale, tant'è che poi vi farò vedere come ho costruito la classe, ma mi sono preoccupata molto anche dei luoghi, degli spazi informali, che garantissero ai bambini di continuare le loro relazioni. Ci tengo a dire una cosa che è molto importante e che mi sono accorta di quanto sia importante soprattutto precisarlo, soprattutto adesso, perché molte volte quando dici che ci tieni alla comunità può sembrare che allora non ti interessa la didattica, le attività, non è vero. Voglio dire che le attività sono centrali comunque, ma sono centrali non perché io in questo momento mi stia preoccupando della crescita culturale, non che io voglia interromperla, per carità, conosco bene il ruolo della scuola e so qual è il suo compito, però non è quello stato centrale, ma l'attività è comunque centrale perché se non abbiamo cose da fare insieme, lo sapete benissimo tutti, non ci ritroviamo. Sono le cose che ci aiutano, le cose da fare insieme che ci aiutano a ritrovarci, è il fare insieme che ci rende noi. Quindi capite bene che le attività sono fondamentali. E non è fondamentale solo l'attività che arriva, la consegna che arriva. È fondamentale che quella consegna abbia un tempo. Guardate, l'organizzazione ritorna sempre, lo vedrete, nel mio lavoro ritorna moltissimo. Un'organizzazione che veda le consegne ben precise con delle date, perché sennò i bambini si perdono, e le famiglie. E poi contestualmente delle restituzioni molto puntuali. E qui, poi su questo torneremo meglio la prossima volta, quando focalizzeremo sulla didattica, le restituzioni che non sono uno a uno, c'è la restituzione uno a uno, c'è il commento a un lavoro uno a uno, ma c'è soprattutto la dimensione di comunità anche nel lavoro. Manteniamo il fare insieme che consente comunque la sopravvivenza anche di quelle contaminazioni positive che fanno crescere un gruppo classe. E quindi le restituzioni che vanno a tutti. I bambini mandano, l'insegnante trova poi sempre la strada, non solo mettendo a disposizione i lavori di tutti per tutti, ma anche recuperando le esperienze più importanti in videoconferenza, si cerca di fare in modo che tutti i bambini continuino ad esplorare sempre tutto e che in qualche modo continuino a collaborare e a lavorare insieme. Certo, non è che sia un aspetto così forte, noi lo stiamo facendo, abbiamo anche spazi collaborativi, poi vi dirò meglio, però è chiaro che in questo la presenza è insostituibile. Allora, quindi queste cose ve le ho dette, cosa dirvi? Che è stata fondamentale la regolarità, questo è importante che ve lo dica. Cioè, una volta che abbiamo costruito un impianto, diciamo, quello doveva essere stabile, tant'è che guardate, caschi il mondo, io li programmo, infatti, caschi il mondo alle 8:30 dei 3 giorni che abbiamo stabilito,
il lunedì, il mercoledì e il venerdì i bambini hanno in aula virtuale la consegna. Cioè, scusate, il post del giorno, che non è solo una consegna, hanno il post del giorno nel quale c'è la lettura dell'insegnante. Noi leggiamo tantissimo in classe, non poteva venir meno ora, perché una cosa fondamentale è stata anche assicurare la continuità, no? A certe esperienze che per noi erano forti. Quindi la lettura, che è stato anche, mi fermo un secondo su questo aspetto, perché è stato anche il primo incontro che i bambini hanno fatto in aula virtuale. Cioè io li ho attesi con la lettura di CP, di Mario Lodi, il primo capitolo. E guardate, non ho scelto una lettura, ho scelto un libro, perché avesse dei capitoli, non è stata una scelta casuale, eh? Ho scelto un libro che ritenevo essere molto bello e significativo, ma l'ho scelto anche, e ho scelto un libro, quindi tanti capitoli e non una sola lettura, perché avrei potuto reperire su internet, ce ne stanno mandando tantissime, tantissime letture fatte da autori, fatte da persone sicuramente ben più brave di me, ma non sarebbe stata la loro maestra a leggere per loro. E non sarebbe stato il libro, ha assicurato poi che questo capitolo loro lo ritrovassero con regolarità tutti i lunedì, tutti i mercoledì, tutti i venerdì. Quindi trovano nel posto del giorno la lettura, trovano nel posto del giorno un'organizzazione del lavoro. Noi eravamo abituati in classe a programmare insieme le giornate e anche a fare le programmazioni a lungo termine, inizio settimana, inizio mese, e quindi l'organizzazione del lavoro. E poi trovano le consegne quando ci sono le restituzioni. Quindi questo è un aspetto importante. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì loro sanno che dalle 8.30 sono lì. Però attenzione, questo non significa che loro alle 8.30 debbano essere lì. Attenzione, grande rispetto per le famiglie in questo momento. Tant'è che la mia scelta, ora accelero, non vi trattengo troppo, la mia scelta è stata quella di andare sulla sincrono, privilegiare l'attività asincrono. Quindi la mia regolarità non è un obbligo di regolarità, se non quella comunque lunedì, mercoledì e venerdì vedere le cose. Non è un obbligo d'orario, per esempio. La famiglia si organizza quando può, quando gli strumenti sono disponibili. Quindi non è un'organizzazione che si fa prestante dal lato famiglia, no? È un'organizzazione, anzi, che essendo a giorni alterni, 3 giorni alla settimana, tenete conto poi che il venerdì non do mai nuove consegne, poi vi dirò anche meglio perché poi sono subentrate le colleghe, abbiamo anche razionalizzato perché il carico di lavoro fosse sempre molto contenuto, eccetera. Comunque tutto questo per dire che la regolarità sì, la puntualità sì, ma da parte mia, poi da parte delle famiglie e dei bambini, nell'assicurarsi la lettura di quei post per quei 3 giorni, poi lavoro organizzato quando possono, ma le scadenze sì che ci sono, ma non sono mai oggi per oggi le scadenze. Danno almeno 3 giorni di tempo, in modo che si rispettino i tempi delle famiglie, c'è chi ha lavorato, chi non ha lavorato, ora stanno riprendendo, la complessità cresce. È importante appunto l'alternanza, assicurare l'alternanza degli strumenti. Pensate che ci sono famiglie dove i figli sono più di uno, dove i genitori stanno facendo smart working, eccetera. E quindi l'asincrono, che però è stato associato, e anche qui torna la regolarità, è stato associato a dei momenti sincroni importanti. Due giorni alla settimana, i pomeriggi in cui non ci sono le attività, quindi il martedì e il giovedì. Quindi come vedete, però compariamo sempre per capirci, il martedì e giovedì ci sono le videoconferenze. Quindi sin dal sabato della settimana successiva all'avvio della classe virtuale abbiamo fatto la prima esperienza, l'abbiamo fatta di sabato mattina per assicurarci che le linee fossero un pochino meno cariche. Dopodiché abbiamo iniziato a programmarle tutti i martedì e giovedì, ma non significa che i bambini le devono fare tutte, attenzione. Abbiamo visto che per funzionare le videoconferenze con i bambini hanno bisogno di gruppi piccoli, con loro non possiamo spegnere la videocamera, loro hanno bisogno di vederci, noi abbiamo bisogno di vederli, di un'interazione vera. A quel punto abbiamo capito che i gruppi dovevano essere di 5, massimo di 6 bambini. Perciò organizzo 4 videoconferenze la settimana, 2 il martedì pomeriggio e 2 il giovedì, un momento in cui ci sia meno sovraccarico.
I bambini hanno un modulo, diciamo, un editabile all'interno dell'aula virtuale dove si possono scegliere l'orario in cui iscriversi, quindi anche lì le famiglie iscrivono i bambini o li fanno iscriversi, cioè li invitano a iscriversi nei momenti in cui sono più, è più facile, insomma, per loro. Non so, credo di aver detto le cose più importanti, vi porterei a vedere l'aula, la classe virtuale, se volete, velocemente. E sto prendendo troppo tempo, Francesca, datemi tempi, Francesca. No, no, per adesso va bene. Quindi, va bene? Altri 10 minuti vi faccio vedere questo. Preciso due cose che sono molto importanti. L'alleanza educativa. Io vengo da una storia di alleanza educativa forte, è l'altro aspetto di cui non vi ho detto. Per me è molto importante la classe comunità e quindi anche con i genitori, comunità anche con le famiglie. Vi ho detto della didattica a bassa direttività, ma vi devo dire che il terzo elemento fondamentale è sicuramente l'alleanza con le famiglie, che diventa, si traduce, guardate, sempre, non solo in questa situazione, sempre in una risorsa incredibile. Un errore enorme è questo di creare barricate scuola-famiglia, l'errore più grande che ci sia. Le famiglie sanno essere delle alleate spettacolari. In questa fase, nel mio caso, lo sono state. Pensate che l'altro giorno, avanti ieri, avevamo il consiglio di classe, è stato entusiasmante sentire le famiglie anche agguerrite su tante cose, giustamente, anche con la scuola, ma presenti, con la voglia di esserci e dirci siamo sempre più uniti. Tenete conto, questa è una precisazione che va fatta, che noi abbiamo nominato immediatamente una referente DAD, che nome strano, però noi avevamo la rappresentante di classe, ma abbiamo ritenuto immediatamente essere necessario individuare tra i genitori un genitore con competenze tecnologiche, diciamo digitali forti, che potesse essere da fare da interfaccia tra scuola e famiglia e essere un bel supporto per le famiglie. Abbiamo fatto una scelta eccezionale, ve lo dico, tant'è che ho proposto alla mia dirigente di estendere questa buona scelta, secondo me, a tutte le classi della scuola, perché è stata una cosa eccezionale, perché un problema anche riservato di uno strumento che è più, cioè ci sono anche delle cose che non si sentono i genitori di dire alle insegnanti, tra genitori si dicono, si affrontano. Io sono stata sempre presente, sempre attenta, ma allo stesso tempo rispettosa di una comunicazione che doveva essere solo loro. Poi Rossella, così si chiama la mamma, Rossella Cui, la nostra mamma che ha assunto questo incarico, è stata eccezionale, sempre presente. Ma la cosa più bella è stata il giorno in cui Rossella ha fatto lei, io ho fatto tanti video di supporto ai genitori, in alcuni generali, alcuni proprio specifici, ma a un certo punto Rossella ha fatto lei degli strumenti per i genitori, il primo video, io non lo dimenticherò mai, mi sono emozionata, una mamma che prepara un tutorial per gli altri genitori, ma vi immaginate che cosa è questa, una cosa incredibile. E poi il giorno che Rossella mi ha chiamato mi ha detto, sai Enrica, ormai i messaggi nel gruppo, era un gruppo dedicato, questo su problemi tecnologici, eccetera, poi non erano solo tecnologici, chiaramente, e mi ha detto, sai, ormai i messaggi non ce ne sono quasi più. La situazione proprio si è tranquillizzata. I genitori avevano imparato, perché siamo una comunità, quindi non stanno imparando solo i bambini, hanno imparato i genitori. Guardate che questo momento è storico per l'apprendimento che c'è anche a livello i cittadini, cioè i cittadini proprio, i genitori sono tutti cittadini, quindi c'è una crescita di competenze anche dal punto di vista del digitale, enorme nelle famiglie. Ecco perché è importante molto lavorare in modo consapevole anche con loro, quindi non dare solo il tutorial allo strumento, ma sempre il perché di quella scelta, cioè sempre condividere tutto, anche tu, ogni motivazione che ci porta a. Credo di aver detto le cose più importanti. Vi porto in classe, che dite? Ok, vi prendo lo schermo, ditemi se funziona tutto quando ve lo prendo. Ve lo prendo intero perché faccio più in fretta. La scuola si è spostata a casa, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente. Allora, quando la scuola si sposta a casa. Qui trovate proprio tutti i momenti più importanti, tutti gli aspetti più importanti. E perché li trovate qua?
perché a un certo punto io mi sono proprio svegliata di mattina e mi sono detta, ma siamo in una nuova normalità. Mi sono proprio resa conto che c'eravamo entrati dentro, che ormai la nostra vita si era rasserenata. Guardate, devo fare una precisazione, non significa che io sono contenta della didattica a distanza, che io sia contenta, assolutamente, non significa questo. Non significa che io la preferisca alla didattica in presenza, ci mancherebbe altro. Significa però che si può fare anche una buona didattica a distanza e significa, vado nella classe, significa che si può fare una buona didattica a distanza e significa che ai problemi si reagisce comunque col meglio che si può mettere in campo. Che, ripeto, non significa che sostituiamo la presenza. Io avevo già esperienze forti, lo dico, con l'uso di classi virtuali e utilizzo della tecnologia nella didattica, ma perché semplicemente non mi piace neanche fare il distinguo. Io sono per utilizzare tutti gli strumenti del nostro tempo. Serve uno strumento analogico, uso quello, serve uno strumento digitale, uso quello. Ma l'aspetto davvero importante è quello di rispondere alle chiamate. Cioè, c'era una chiamata, eravamo invitati a dare delle risposte, a custodire le cose che contano. Dovevamo chiederci quali fossero le cose che contano e rispondere. Questa è la nostra classe, ci siete tutti? Non vi sento, Francesca, tutto ci vedete? Sì, sì, si vede. Perfetto. Vi chiedo ogni tanto perché io quando prendo lo schermo non vi vedo più. Bene. Allora, questa è la nostra aula virtuale. Uno dice, ma come? È una roba tutta scritta. Sì, però poi la vivacizziamo con tante modalità. Allora, questo è lo spazio bacheca generale nella quale i bambini trovano il post del lunedì, mercoledì e venerdì. Ci sono solo i post principali qui, quindi tutte le comunicazioni più importanti. Vedete questo delle videoconferenze di ieri, eccetera. Poi ci sono il riepilogo delle consegne. Diciamo che io ho invitato anche i bambini a utilizzare poco la bacheca generale, se non in risposta ai messaggi. Ma questo l'abbiamo fatto, questo è Toma, poi vi dico perché c'è Toma qui, questo bambino. Questo l'abbiamo fatto perché diventa fondamentale l'ordine, l'organizzazione, quindi lo spazio bacheca generale deve essere uno spazio sempre molto ordinato, di facile fruizione, quindi abituare anche all'ordine, così come in classe. Noi siamo abituati, ognuno ai suoi incarichi, anche per tenere in ordine la biblioteca, la pulizia dell'aula, guardate, noi facciamo tutto, giusto per dire. Quindi come poteva mancare questa organizzazione qua dentro? È impossibile. Sì, faccio la parentesi che poi i bambini, come hanno visto le mie letture, piano piano hanno iniziato a volerle fare anche loro, quindi abbiamo anche le letture da parte dei bambini. Comunque, questo per dirvi che nel giorno della settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per esempio, vediamo l'ultimo lunedì, se lo trovo, perché il lunedì poi è il giorno più che organizza di più, vabbè, prendiamo il mercoledì, non importa, è lo stesso. Qui trovano sempre in ogni posto la lettura con il link al nostro canale YouTube, poi trovano delle attività, in questo caso avevo preparato io delle attività per i bambini, e poi le consegne con scadenza che arrivano però separatamente, e poi anche un promemoria di ciò che non devono dimenticare. Quindi questo è l'aspetto più importante. Ma che cosa c'è ancora di fondamentale? Uno spazio per i messaggi privati che possiamo utilizzare, quindi loro possono comunicare in quel modo direttamente solo con le insegnanti. Questo è molto importante. Qui c'è sempre la mediazione, qualcuno l'ha anche messo nelle domande, se i bambini si sentiranno liberi dato che c'è questo controllo. Beh, sanno che c'è un controllo, ma come sanno che c'è in classe? Ci mancherebbe, l'adulto è importante nella vita dei bambini. È una figura significativa che deve esserci e anche esserci nell'aiutare a co-costruire, si costruiscono insieme, ma deve esserci per orientare verso le regole, verso l'organizzazione. Non sarebbe possibile che non ci fosse, ma l'adulto è importante, i bambini devono anche riconoscere e sentono i bambini il bisogno dell'adulto, lo sentono in classe come lo sentono in questi spazi. Dicevo, comunque tutto su Edmodo è mediato dall'adulto, nel senso che io potrei anche bloccare i messaggi dei bambini, non lo faccio, i loro non sono filtrati, loro possono scrivere liberamente, non possono scrivere messaggi privati fra di loro, questo no. L'altro aspetto importante è quello della biblioteca.
nella quale io costruisco le cartelle dei materiali che poi loro si ritrovano a disposizione qua, vedete lo spazio cartelle, loro qui si ritrovano tutti i materiali che io metto a disposizione. Poi abbiamo i sottogruppi fondamentali, guardate, per esempio abbiamo dei sottogruppi attività, perché tenete conto che nelle classi virtuali è possibile creare una classe per materia oppure organizzare dei sottogruppi che possono essere flessibilmente utilizzati in risposta ai propri bisogni. Io nella scuola primaria sono assolutamente contraria all'organizzazione di una classe per materia, ma perché non esiste il lavoro per materia. Cioè, sì, è vero che tutto è organizzato perché poi ci sia anche un monte ore disciplinare, però guardate, nella scuola primaria soprattutto, ma è tutto molto trasversale, cioè dovrebbe esserlo, non dico che è tutto, ma quando mai l'interdisciplinarità è fondamentale. E poi in un momento come questo, secondo voi, ho pensato a fare tutte le materie, ma non mi interessava proprio, ho cercato di focalizzare l'attenzione sulle cose più importanti e poi di assicurare dei percorsi trasversali, questo sì, perché loro si sentissero sempre presenti. Anche perché un altro aspetto importante della didattica che ci siamo chiaramente portati qua è l'apertura verso il mondo. Noi facciamo una scuola molto aperta al mondo, si parte sempre dai vissuti, da quello che esploriamo, da quello che accade intorno a noi, che diventano sempre delle anticipazioni, che si traducono in anticipazioni sempre potentissime ogni volta che poi incontriamo dei nuovi saperi. Quindi insomma, questo non poteva mancare qua. Comunque, giusto per tornare ai gruppi, abbiamo quindi organizzato dei sottogruppi per la religione cattolica e l'inglese e basta, perché c'è anche l'alternativa alla religione. Dopodiché i sottogruppi sono soltanto per le attività. Per esempio, stiamo leggendo adesso un nuovo libro e su questo vi dico una cosa. Francesca, 5 minuti? Poi troppo. Sì, all'incirca. Se in 5 minuti riusciamo a chiudere, perfetto. Sì, 5 minuti. Allora, però mi hai detto che possiamo posticipare un po' la chiusura per tenerci un po' più tempo? Sì, certo. Okay, va bene. Stavo dicendo che abbiamo iniziato una nuova lettura, che è Storia di una lumaca, che scoprì l'importanza della lentezza di Sepúlveda. Perché finito un libro io ho pensato, ero combattuta, ma poi ho detto no, non possiamo non riprendere la lettura proprio per i bambini. Io ho fatto anche i colloqui e i bambini hanno espresso di essere molto motivati nei confronti di questa lettura che trovano. E dicevo, e qui loro per esempio sul libro possono scrivere tutte le cose che incontrano: un animale, una pianta che non conoscono, una parola che non conoscono. Questo è uno spazio per esempio tutto dedicato a questo. Poi abbiamo Chiacchiere in Libertà, che è lo spazio tutto loro, guardate, dove loro mettono, c'è sempre una spiegazione della funzione dello spazio. Qui per esempio hanno condiviso degli acrostici che hanno fatto per la mamma, dei video che producono loro, uno spazio molto creativo. Guardate, qui c'è una bambina che ha fatto il video col padre nella Vespa, ora giusto per dirvi, la bambina che ci mostra il suo ballo e così via. E di queste cose ce n'è tante, così come c'è uno spazio, voglio condividere questo con te, dove i bambini possono condividere, sono nello spazio giusto, sì, qualcuno poi sbaglia spazio, vabbè, può succedere. Vedete, un bambino che ascoltando la trasmissione della RAI per la scuola, di cui io chiaramente li ho informati, ha costruito dei materiali, li ha mostrati a tutta la classe, oppure un film che un bambino vede e vuole che lo veda, cioè vuole invitare i compagni a vederlo. E così via. È una classe vivace, sempre in movimento. Qui vedete, ma su queste cose torniamo la prossima volta, anche sulle cartelle dove vedete le restituzioni, ma qui è importante, adesso ci sono i sottogruppi in preparazione del Festival Tutte Storie. Ho costituito 4 sottogruppi e stanno lavorando per prepararsi al tema del festival al quale partecipiamo ogni anno, l'anno prossimo sarà sul corpo. E si sta ripensando nell'ottica di questo nuovo scenario, quindi però quei bambini abbiamo deciso di partecipare comunque. Nelle cartelle invece, qui chiudo, trovano tutte le restituzioni organizzate, anche se le trovano anche nei post, uno spazio in cui il genitore ha direttamente all'interno il link a un form sempre aperto in cui può dire qualcosa che non va anche in modo anonimo, quindi può dirlo se vuole mettendo il nome o se no, non è un campo obbligatorio nominativo. Ci sono i video di supporto per Edmodo, eccetera, eccetera, tutte le letture raggruppate, non so.
E tra i sottogruppi ve ne nomino uno solo, c'è adesso il compleanno di Alberto, domani sarà il compleanno di Alberto, uno dei nostri bambini, quindi io ho messo a disposizione un Padlet che loro stanno piano piano, con un video anche, loro stanno piano piano completando. Sono sicura che stasera, stanno lavorando, sono sicura che stasera ce l'avremo completo. Bene, questo aggiungo solo che tutti i video che io faccio, anche per iniziare l'attività didattica, anche per accompagnarli in un'attività, sono sempre video organizzativi, raramente sono video centrati su contenuti, c'è qualche occasione in cui è stato necessario, ma di norma sono tutti video organizzativi, in cui io parlo con loro in modo molto diretto affinché loro mi vedano e mi sentano come se fossi vicina. Torno da voi, interrompo la condivisione.